possano gli spiriti guidarmi. Sei pronto? Cominciamo. Fatti sotto, Lloyd. Forza, Karg, puoi farcela. Va bene, cominciamo. Vedo che hai fatto dei progressi. E non abbiamo ancora finito! Di questo che ne dici? Complimenti! Thank you.
Tanto, tanto tempo fa, gli uomini vivevano in comunione con gli spiriti. Finché un regnante oscuro, dal cuore malvagio, decise di sfruttare il potere della scienza per provare a dominare il mondo. Fortunatamente, molti valorosi si opposero alla sua volontà. Affidandosi al potere degli spiriti, sconfissero il regnante oscuro e sigillarono il suo corpo all'interno di un'arca. Lo sai cos'è un'arca, vero? È una scatola, ma con un potere misterioso. Wow! Allora è vero che i cattivi perdono sempre. Beh, in realtà, migliaia di anni più tardi, il regnante oscuro tornò in vita in cerca della sua vendetta. Davvero? E poi cosa accadde? Sfuggito alla prigionia dell'arca, il regnante oscuro assunse una forma alquanto strana. Una forma che non si era mai vista prima. Quindi provò a distruggere il mondo. Fu allora che comparvero un grande eroe e una madre misericordiosa che ereditarono la fermezza delle anime del passato. Furono loro a opporsi al regnante oscuro. La battaglia fu terribile e lunghissima, ma alla fine riuscirono a sconfiggerlo e a rinchiuderlo nuovamente all'interno dell'arca. Il risultato dello scontro fu però terribile, tanto che gli spiriti scomparvero dalla faccia della terra. Al loro posto apparvero delle nuove creature, degli esseri chiamati Deimos. Umani e Deimos non riuscirono mai a socializzare e questo condusse a una furiosa battaglia. Con il passare del tempo, il mondo fu diviso in due, una metà nella quale vivevano gli uomini e un'altra per i Deimos. In breve tempo, ogni possibile contatto fra esseri umani e Deimos venne ufficialmente bandito.